Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sport Outdoor TV, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata al turismo e agli sport all'aria aperta. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane e su diverse TV nazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni sul sito sportoutdoor.tv. In questa puntata parliamo di montagna, neve e sport invernali. Andiamo con Suzuki, vettura ufficiale Sport Outdoor TV, nel bellissimo Trentino, per scoprire le novità e anticipazioni del prossimo inverno 2017. Venite con noi! Siamo con l'assessore allo sport della regione Trentino, provincia autonoma di Trento, Tiziano Melarini, un amico delle nostre trasmissioni. Allora, tutto è pronto per l'inverno 2017, manca la neve, ma manca tutto è pronto, siete fiduciosi? Ma siamo pronti da parte dei territori, si sono preparati adeguatamente con quella professionalità per dare una risposta alle aspettative e noi ci auguriamo di tanti amici del Trentino, di tanti appassionati delle discipline invernali, con anche degli appuntamenti sportivi di straordinario interesse che vada a crescere la visibilità, la potenzialità sciistica del Trentino, ad iniziare dalla 3-3 di Madonna di Campiglio, al Tour de Ski, alla Marcia Lunga, cito questi tre eventi, senza dimenticare gli altri centinaia e centinaia di eventi che vengono organizzati dalla Federazione Sport Invernali del nostro territorio, che coinvolge migliaia di ragazzi, perché questo non mai lo dimentichiamo, sono l'essenza, perché poi da parte della FISI nazionale e della FISI internazionale vengono affidati al Trentino le organizzazioni di eventi. E questo è un motivo anche di soddisfazione, perché dimostra come lo sport, e in questo caso gli sport invernali, per il Trentino rappresenta innanzitutto un elemento di socializzazione e di aggregazione, il valore sociale, ma un forte indotto economico, un indotto economico che dà oggi nel momento di crisi anche opportunità occupazionali a tanti giovani che possono trovare proprio nello sci quella soddisfazione e quelle gratificazioni professionali. Per questo ci siamo preparati adeguatamente. Noi ci auguriamo che fra qualche settimana le montagne siano imbiancate, possa arrivare la neve per partire col botto, come sempre l'avvio della stagione il weekend dell'Immacolata, l'8 di dicembre, ma saremo pronti ugualmente anche con quello che la tecnologia oggi ci mette a disposizione, naturalmente con la neve artificiale, ma siamo certi che arriverà la neve naturale, perché il Trentino è sempre premiato dall'alto dei cieli. Finisce il 2016, un bilancio di questo anno dal suo punto di vista, dal punto di vista del suo assessorato? Ma io non posso che chiudere un'annata di straordinarie soddisfazioni in tante discipline sportive, nell'organizzazione di tanti eventi di valore internazionale che riguarda il ciclismo, che riguarda la vela, che riguarda il surf, che riguarda la corsa in montagna, che riguarda altri eventi, che riguarda il ritiro di squadre di calcio, cioè un Trentino che ha nello sport una delle essenze, una delle identità. Anche perché, questo lo dico con soddisfazione, finalmente abbiamo portato a conoscenza qual è il valore che produce lo sport, un valore che porta ad una cifra di 1.250.000.000, certo coinvolgendo anche le attività produttive. Questo è il 6,8% del prodotto interno lordo del Trentino. Accordo importante, Presidente Roda, con il Trentino per i prossimi 4 anni per lo sport invernale. Beh, è un accordo importante perché lì abbiamo un centro del nordico, quindi tutte le discipline del nordico, salto, combinata, fondo, biathlon e poi avremo per l'estivo le ski roller e questo tutto Predazzo e Lago di Tesero. Poi abbiamo la Val di Fassa che sarà un centro di sci alpino e quindi avremo tutta la preparazione dei nostri ragazzi e tornerà, diciamo, la pista della Locke, sarà rivisitata e sarà risistemata con un nuovo impianto. Per noi è un grande e importante questo binomio col Trentino, perché questo qui ci dà la possibilità veramente di poter fare una preparazione adeguata. Siamo giunti nella bellissima Val di Fiemme, questa valle viva, questa valle verde, questa valle importante dal punto di vista turistico italiano. Sia d'estate che d'inverno la Valle di Fiemme è stata la prima a fare la scorsa estate una grande promozione, la Fiemme Car, questa carta che permetteva di bypassare l'angoscia della tassa appunto di soggiorno. Questa carta, che abbiamo visto, ne abbiamo già parlato, permetteva di camminare, di muoversi gratuiti su tutti i mezzi, ma soprattutto anche sugli impianti sciistici.
gli amici della Val di Fiemme sono anche attenti alle varie promozioni ed offerte, perché vogliono la famiglia, che è appunto il fulcro del turismo italiano. Inverno 2017, cosa avete studiato dal punto di vista promozionale? D'accordo, la Fiemme Card, ma non solo. No, abbiamo tante promozioni, tante opportunità, soprattutto per non mettere mano al portafoglio delle famiglie che vogliono portare i loro bambini a scoprire la magica neve senza doversi spennare. Quindi già a dicembre partiamo con il 4 uguale 3, quindi 4 giorni al prezzo di 3, i bambini sono gratis fino a 8 anni, hanno degli sconti importanti dagli 8 ai 16 anni, quindi l'attenzione è sempre molto forte, sia in termini di prezzo sia in termini di contenuti, con i nostri kinderam, con i maestri di sci, sempre disposti ad accoglierli e a fare delle proposte molto interessanti. In particolare poi segnaliamo una promozione di inizio febbraio, le Magic Ski Weeks. In queste settimane offriamo a 100 bambini la possibilità di imparare a sciare gratis, non solo, certo, non solo il corso di sci, ma hotel, ski pass, scuola di sci. 100 bambini. 100 fortunati, estratti a scelta. No, il primo che arriva prenota, quindi affrettatevi, abbiamo ancora dei posti, sono le prime due settimane di febbraio, ma non solo, perché in quelle due settimane abbiamo la presenza dello Zecchino d'Oro, quindi la possibilità per i vostri figli di partecipare alle selezioni dello Zecchino d'Oro, quindi magari un domani trovarsi con l'Antoniano di Bologna a cantare alla finalissima dello Zecchino d'Oro. Fammi capire, li ospitate gratis eppure li fate diventare forse famosi? Beh, chi lo sa, insomma, ovviamente le selezioni sono molto, molto dure, insomma, bisogna avere delle capacità, ma però anche solo partecipare è un'emozione per questi bambini, e più c'è l'animazione nei kinder fatta e brandizzata Zecchino d'Oro, quindi con i personaggi famosi, con tanti spettacoli e tante attività. E finiamola qua, perché ci fermiamo a metà febbraio, per fine febbraio, marzo e aprile, che quest'anno Pasqua a metà aprile, quindi sono ancora due mesi di sci, ne parliamo la prossima settimana. Volentieri, vi aspettiamo. Sul sito www.visitfiemme.it. Grandi novità in questo inverno 2017 nel bellissimo Trentino. Ora ci spostiamo di pochi chilometri e andiamo a scoprire le grandi novità e anticipazioni in un'altra bellissima località. Venite con noi! Siamo arrivati nel bellissimo Trentino e abbiamo subito incontrato la prima località più facilmente raggiungibile dalla pianura padana, Folgaria, Luserna e Lavarone, radunata nel nome Alpe Cimbra, che è questo bellissimo territorio raggiungibile da Rovereto Nord in un quarto d'ora. Si arriva appunto sulla bellissima altopiano di questi tre territori. Siamo con Daniela Vecchiato, che è la direttrice di questa Alpe Cimbra. Grandi novità per questo inverno 2017. Grandi novità, novità legate all'intrattenimento. Il nostro piano sciabile, sono 100 chilometri di piste adatte a tutti, che si sono sapute fare apprezzare in questi anni, soprattutto per la qualità del manto nevoso, per la grande attenzione che abbiamo per i piccoli ospiti, per gli sciatori, quindi bellissimi campi scuola in zone con tante tante ore di sole, quindi dove i nostri bambini si divertono e non soffrono troppo le basse temperature invernali, delle scuole di sci sempre più preparate per quanto riguarda proprio l'insegnamento ai bambini, perché i piccoli sciatori di oggi saranno i grandi sciatori di domani, ma anche tante novità che riguardano gli eventi. Ecco, voi siete stati bravissimi l'anno scorso, la Folgarite, la Coppa Europa, la Marangoni, lo sci di fondo, poi d'estate, insomma siete veramente una miniera inesauribile di attività, di promozione del territorio. Qualche evento importante per questo inverno 2017? Torna la Folgarite il 17 di dicembre, ma tornano tanti eventi legati soprattutto al nostro pubblico degli sciatori, quindi non solo appuntamenti agonistici ma anche appuntamenti per tutti, quindi ritorna il Tour delle Alpi per chi vuole provare gli sci della Id, tornano le due giorni di prova materiali delle marche più importanti con il Pool Italia, ma anche tanti eventi per i bambini come and Snow sulle nostre piste, eventi legati al food, eventi legati alla musica, le immersioni sotto i ghiacci e lag di Lavarone, quindi uno dice l'Alpe Cimbra, non siamo al Polo Nord e si fanno le immersioni a fine gennaio, un evento bellissimo anche da vedere, questi uomini, queste le forze di polizia che si calano sotto la coltre ghiacciata del lago di Lavarone, un lago bellissimo, e quindi sull'Alpe Cimbra succedono cose che non ci si aspettano, e da quest'anno l'Alpe Cimbra è anche
anche centro federale per lo sled dog. Avremo i campionati europei, i campionati del mondo di sled dog a Mille Grobbe e tutti i giorni potrete provare voi questa bellissima disciplina su oltre 50 km di percorsi preparati. Maggiori informazioni? Maggiori informazioni sul nostro sito alpecimbra.it. Campiglio è la perla delle Dolomiti, una delle località sciistiche più importanti della nostra Italia. Siamo con Francesco Bosco, che è il direttore delle funivie di Madonna di Campiglio. Tutto è pronto, Francesco, per l'inverno 2017, data importante. Siamo qui allo stand della 33, giovedì 22 di dicembre, slalom in notturna nel paradiso dello sci che è il canale Miramonti, ma non solo. Madonna di Campiglio è un'offerta completa a 360 gradi verso tutti gli amanti della montagna. Sì, Campiglio sta diventando sempre più una destinazione importante a livello nazionale e internazionale. Siamo, credo con molto orgoglio, lo posso dire, entrati nel gota del turismo internazionale a livello di turismo invernale. Tantissime presenze straniere, l'inverno scorso hanno superato il 50% delle presenze totali, ma siamo anche importanti sul mercato italiano, perché Campiglio si è dimostrata, con le varie azioni promozionali e col modo di porsi, si è dimostrata accessibile anche a tanti utenti che pensavano Campiglio troppo lontano, troppo distante, soprattutto sotto l'aspetto economico. Si sono accorti, e questi sono i dati che lo dimostrano, che è un ottimo prodotto con un rapporto qualità-prezzo direi decisamente interessante, con un demanio sciabile all'avanguardia, con delle strutture ricettive veramente molto, molto, molto importanti. Ricordo che abbiamo 3 hotel a 5 stelle e ben 30 hotel a 4 stelle in quello di Madonna di Campiglio. E questo chiaramente ci permette di essere sul mercato in maniera veramente molto importante. E non dimentichiamo pure, dico, quello che accennavi, cioè tante azioni promozionali condite anche da grandi avvenimenti che fanno chiaramente da cassa di risonanza quello che è la destinazione Madonna di Campiglio. Cito un dato che credo sia veramente importante. Lo scorso anno sul canale Miramonti, 22 dicembre, Coppa del Mondo, abbiamo avuto, i dati sono ufficiali di Infront, 445 milioni di contatti televisivi. E questo fa capire quanto sia importante una gara di Coppa del Mondo e quanto sia importante chiaramente Campiglio in questo contesto. Poi dico l'offerta del dopo sci, i negozi, la passeggiata, l'isola pedonale di Campiglio, tutto questo rende chiaramente, insieme al fatto che Campiglio come destinazione turistica, ma soprattutto come grande stazione turistica, è una delle pochissime che è in grado di offrire impianti che partono dal paese e piste che arrivano direttamente in paese sui 360 gradi.